è stata un'emozione forte, sono stato felicissimo, soprattutto iniziare a giocare che non lo facevo da un po' di tempo. E poi la fascia è stata un bel regalo da parte di tutti, però non dimentichiamo che abbiamo un capitano storico qui e il capitano è lui. Ma le prospettive devono essere quelle di una salvezza. L'importante è affrontare gara dopo gara e non pensare soprattutto alle altre cosa hanno fatto o a cosa può essere la partita dopo. Dobbiamo concentrarci sulla partita che affronteremo e capire che con la grinta, con il sacrificio e con organizzazione si può fare qualche punto per poi farti raggiungere la salvezza. E questo forse può essere, diciamo, la cosa che ci deve far lavorare di più. Perché comunque ci troviamo tanti nuovi e quindi c'è adesso da lavorare e metterci qualcosa anche di nostro per apprendere subito le cose del mister. Sì, il tempo passa. L'ho avuto ai miei inizi a Parma, ho avuto un anno a Verona, quindi è un allenatore che conosco bene e so che può dare tanto a questa società, a questa avventura nostra. Mi stimolava un po' anche questa avventura, era un po' una mia scelta di cambiare, di andare via da Bergamo, perché quest'anno si era creata una situazione con me un po' diversa dall'altro anno. L'Atalanta è una squadra che ha tanti giovani in giro e ogni anno magari ne mette dentro qualcuno. E quest'anno toccava a me, allora per quello che avevo dato in 3 anni mi sembrava che fosse arrivato il mio momento. Come in tutte le squadre c'è un inizio e c'è una fine. È arrivata questa chiamata da Sassuolo, mi stimolava questa avventura, so che sono una grande società e mi sono catapultato subito e speriamo che riusciamo a raggiungere quell'obiettivo importantissimo. E ci deve essere solo un obiettivo che è la salvezza, poi a livello personale quello che sarà è tutto in più. Io ho sposato questo progetto, spero che possa continuare anche l'anno prossimo, perciò tutto questo passa attraverso la categoria. Guarda, è difficile per noi come anche per le altre, siamo 5 squadre nel giro di un punto e quindi sarà un campionato fino all'ultimo secondo, dell'ultima giornata. Chi più ne ha, anche a livello caratteriale, riuscirà a portare a casa quell'obiettivo.